Amici, amiche di Lega Nerd, bentornati a una nuova puntata di Eureka e di In pochi minuti. Allora, oggi come sempre parleremo un po' di scienza e di una fantastica scoperta di un robot che riesce a suonare il pianoforte. 42. Dunque, per quanto riguarda la robotica, l'argomento è sempre molto interessante. Ricordiamo che la Boston Dynamics negli ultimi anni ci ha fornito veramente tantissimi video e tantissime evoluzioni. Dei suoi progetti, dei suoi prototipi. Stiamo veramente arrivando a una possibile innovazione quasi quanto quella che vediamo appunto nei nostri film supereroistici, come potrebbe essere un esoscheletro alla Iron Man. Ma chiaramente qui parliamo di altro, parliamo di un nuovo chip che sarà sicuramente molto interessante, non soltanto per quanto riguarda il mondo della robotica vero e proprio. Sì, perché grazie allo studio della University of California Riverside, un soft robot si è praticamente destreggiato nel suonare un pianoforte. Quindi dal video che ci è stato appunto condiviso, i risultati sono veramente sorprendenti. Ma andiamo a cercare di capire più nel tecnico che cosa è successo e qual è stata l'innovazione più importante per quanto riguarda questa tecnologia. Alcuni ricercatori dell'Università appunto della California hanno recentemente portato avanti degli studi in merito a una memoria per permettere a un soft robot di suonare un pianoforte, come abbiamo appunto detto recentemente. Come riportato sulle pagine della rivista tecnologica di Engaged, al contrario dei soliti transistor e circuiti elettrici, sono stati impiegati delle memorie ad aria che funzionano grazie a delle specifiche valvole microfluidiche che controllano l'airflow. Praticamente che cosa succede? In queste valvole la pressione atmosferica funziona come lo zero del sistema binario, mentre invece il vuoto indica l'uno. Quindi per andare appunto nello specifico di questa parte tecnica, la memoria è sufficientemente complessa per permettere il funzionamento delle valvole in maniera simile a un chip RAM a 8 bit. Ovviamente non altrettanto potente, altrimenti sarebbe veramente all'apice della tecnologia di questo momento, ma abbastanza per permettere al soft robot di destreggiarsi con il pianoforte con un ritmo alquanto lento, dando vita a un risultato spettacolare e anche a una melodia abbastanza gradevole. Grazie all'assenza di pressione positiva non c'è nessun rischio di esplosioni durante il funzionamento del circuito presentato. Tuttavia, dobbiamo specificare che questo esperimento non è dedicato a una particolare tecnologia o comunque è soltanto un prototipo per poterlo studiare in altri ambiti. Anzi, da come vediamo nel video, probabilmente questo prototipo è anche molto difficile da commercializzare. Quindi sicuramente ci sarà uno studio ulteriore nel momento che appunto il funzionamento ha dato dei risultati molto positivi per poterlo sfruttare appunto in altre situazioni. Per evitare la presenza di circuiti elettronici rigidi in ogni modo, è necessario che ci siano appunto ulteriori miglioramenti dedicati a velocità e complessità del sistema, nonché delle versioni soft dei processori e degli ulteriori componenti. Comunque, la memoria utilizzata resta un obiettivo su cui lavorare, che continua a fare passi enormi e a fornire i primi risultati, e nel futuro potrebbe portare alla riduzione dei chip in tutti i robot. Quindi, lo studio di questo particolare chip potrebbe interessare anche la più famosa, azienda appunto di robotica come la Boston Dynamics. Quindi, un applauso chiaramente ai ricercatori dell'Università della California, che ci hanno fornito un espediente tecnologico molto importante. Quindi con questa breaking news, che riteniamo veramente un piccolo gioiello della tecnologia, vi diamo appuntamento al prossimo video. Condividete sempre il nostro video, quindi seguite la nostra pagina di YouTube di Lega Nerd, anche leganerd.com, per tutte le notizie di scienza e non solo. Fate un like o un dislike se non vi è piaciuta questa notizia. Da Alessio, Eureka in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!